Allora ragazzi, siccome me l'avete richiesto più volte, mi sono finalmente deciso a fare dei tutorial. La prima cosa che ho fatto quando ho avuto questa idea è stata quella di fare un sondaggio su Instagram, dal quale è emerso che la stragrande maggioranza di voi vorrebbe dei video tra i 10 e i 15 minuti. Io non voglio creare dei video che siano inutili ed è per questo che ci tengo veramente tanto che all'interno di ogni video ci sia veramente il massimo del contenuto possibile. Per questo vorrei fare un video a settimana contenente ognuno una fase della creazione. Ad ognuno di questi video inoltre vorrei aggiungere un file da scaricare gratuitamente, un documento PDF o un qualcosa che possa implementare l'esperienza, magari aggiungendo qualcosa o approfondendo o anche semplicemente elencando il link degli strumenti usati nel video. Ovviamente, come ho già detto, tutte queste risorse, questi aiuti, possiamo chiamarli così, saranno scaricabili gratuitamente dal mio sito www.andreaceroniart.com/ e il numero della lezione. In questo caso, per esempio, sarebbe www.andreaceroniart.com/1. Quindi in pratica io vorrei mettere insieme tutto questo e creare un archivio di lezioni, di mini lezioni possiamo dire. Quindi, perché mi sono convinto a farlo soltanto ora? Perché semplicemente si dà il caso che in questo momento io stia cominciando un nuovo progetto che sarà interamente incentrato sulle farfalle, ne ho parlato tante volte su Instagram, e vorrei che questi due progetti procedessero di pari passo. La situazione ideale sarebbe che oggi disegno, per esempio, e questa settimana esce il video su come disegnare e così via. Per farla breve, chiudere questa intro e iniziare a fare sul serio, questo era più o meno quello che ho in mente. A questo punto, permettimi solo di ricordarti l'importanza dei commenti e dei feedback che mi lascerai, perché è così che mi aiuterai a correggere e rifinire tutto ciò che sarà necessario sistemare. Quindi a questo punto ci siamo detti tutto ciò che c'era da dire per questa introduzione. Direi quindi di cominciare con la prima fase. La prima cosa da cui partire è sicuramente la scelta del soggetto. Una volta deciso quello che vorremmo rappresentare, nel mio caso si tratta di una farfalla, andremo poi a ricercare le immagini. Si può ricercare su Google, e l'ho fatto tantissime volte e funziona benissimo, oppure ho trovato questi due servizi, Pixabay e Unsplash. Allora, apriamo Pixabay. Sono entrambe delle risorse free, quindi l'unica cosa necessaria è registrarsi. Per poter Pixabay serve, chiede la registrazione per poter scaricare le immagini in formato in HD e Unsplash invece per poterle scaricare proprio, altrimenti non le fa scaricare. Da qui noi cerchiamo per esempio farfalla e escono fuori tutta una serie di immagini tra le quali poi andremo a scegliere quella che più ci piace. Nel mio caso, una possibilità potrebbe essere questa. Quindi io che cosa faccio? Clicco sulla foto, si apre la pagina della foto, free download. Questo formato più grande lo potete selezionare solo se siete registrati, altrimenti arriva fino al 1920x1275. Quindi facciamo download. Ecco, io allora questo lo uso dall'iPhone e io non so perché mi fa così. Quindi io faccio salva, salva immagine. Adesso l'ha salvata e poi devo chiudere l'applicazione. Motivo per cui mi piace di più Unsplash, che ugualmente è free e il funzionamento è praticamente lo stesso. Quindi anche qui andremo a scrivere, ecco, vedi, già ho cercato. Butterfly in questo caso, ma anche farfalla poteva andare bene, e ecco che escono tutta una serie di immagini tra le quali si possono poi andare a scegliere, si può andare a scegliere quella che riteniamo più opportuna, quella che ci piace di più, insomma. Niente, anche qui vediamo, vi faccio vedere un attimo com'è. Ecco, una cosa sulla quale ci si può perdere è che le immagini sono veramente tantissime, quindi non so, datevi un limite oppure armatevi di pazienza, perché veramente ci si possono passare le giornate. Ecco, se io volessi adesso scaricare questa, faccio tac, schiaccio sulla freccia e ecco che è stata scaricata. Quindi a questo punto, una volta acquisita l'immagine, direi di passare al passaggio successivo. Allora, quindi adesso, una volta scaricata l'immagine, io l'ho importata su Procreate. Quindi mi vado a disegnare.
i contorni della farfalla. Se spengo l'immagine, questo è il risultato. Allora io farò i contorni, perché ricordiamoci che è comunque mosaico, quindi non abbiamo bisogno di essere ultra dettagliati. Quindi andando a zoomare così io posso proprio seguire i contorni. Comunque io adesso poi tutte queste applicazioni e gli strumenti ve li linko tutti quanti in un documento che poi troverete sul mio sito, quindi andreacerioniart.com/1. Quindi adesso abbiamo il contorno. Quindi adesso andiamo ad aggiungere poi un po' di dettagli, come le venature. Ora a me non serve essere proprio precisissimo. Perfetto, allora adesso abbiamo uno schizzo della farfalla, facciamo uno schizzo anche del fiore. Allora io premetto che comunque non ho mai fatto corsi di disegno o robe del genere, quindi ho imparato da solo quello che mi serve, nel senso che non ho bisogno di disegni particolarmente elaborati, quindi non ho neanche motivo di tentare di farli. Come vedremo poi l'eccesso di linee, di tratti, rende poi molto complicato la realizzazione del mosaico, perché dobbiamo tenere sempre a mente che un mosaico comunque non è una matita, quindi tratti molto sottili sono impossibili da replicare, se non anche inutili, almeno nel mio caso, nel senso che quello che io voglio fare non mi sarebbe per niente utile dedicarmi molto a fare un disegno molto elaborato. E basta un'idea, e poi direi che può bastare così per quello che serve a me. Giunti a questa fase, andiamo a prendere l'inchiostro, quindi andiamo giusto a segnarmi le macchie che mi interessano, non c'è bisogno di cosa eccessivamente precisa, a noi serve giusto una traccia.
Allora, come potete vedere, io sto un po' modificandola. A questo punto vado a spengere il layer dell'immagine e a fare questo. Quindi più o meno adesso questa è la nostra farfalla. Allora ragazzi, una volta finito il disegno lo si stampa, quindi abbiamo qui, io ho separato la farfalla dal fiore perché poi so che nella composizione li metterò separati, quindi già mi sono avvantaggiato di separarli direttamente. Quindi il prossimo passo sarà quello di cominciare a sporcarci le mani, però questo lo vedrete solamente nella prossima lezione, quindi nella prossima lezione cominceremo insieme a realizzare praticamente questa farfalla. E nel frattempo niente, vi saluto e se vi è piaciuto il video lasciate un commento, mettete un mi piace, comunque datemi qualche suggerimento perché è la prima volta e il vostro aiuto per me sarebbe veramente importante.